prima diciamo suoniamo che, meglio. Che già in giornata abbiamo avuto il piacere di incontrare Elisabetta, ottava nota, e dobbiamo ringraziare anche lei per averti qui oggi. Devo dire che poi leggendo il tuo curriculum si resta allibiti dalla quantità di collaborazioni e anche di formazione, perché abbiamo parlato oggi proprio di questo, dalla quantità di riconoscimenti, direi, di riconoscimenti anche, ma proprio anche di studio che Alessandro ha portato avanti, e quindi il tuo contributo diciamo potrebbe essere anche quello di raccontarci un po' la tua esperienza formativa, no? In primis da allievo e poi anche da docente. Beh, in realtà un attimo, aspetta, forse bisogna microfono giù. No, acceso, adesso lo alza. 1, 2, 3, prova. Dagli il tuo intanto. Forse è spento proprio. No. Acceso, acceso. Dagli il tuo intanto, Giulia, così. Provalo pure, Fabio. Sì, in realtà vorrei dire che la mia parte da allievo in realtà non si è mai conclusa, perché continuo sempre a imparare da me stesso, anche dagli allievi molto spesso. Anche l'attività di insegnamento in sé mi sta insegnando a mia volta, perché a forza di dire agli allievi certe cose, poi nel momento in cui sono io in prima persona che devo applicarle, poi ci rifletto su in una maniera ancora più, ecco, ancora più approfondita. L'esperienza poi del conservatorio, che è l'esperienza diciamo della formazione per eccellenza, no? In che modo poi l'hai rielaborata quando sei passato invece tu dall'altra parte, quando hai dovuto insegnare tu? Se ti è rimasta quell'impostazione oppure se poi l'hai contaminata anche con altri tipi di formazione, per l'appunto? L'impostazione del conservatorio diciamo che resta, certo, assolutamente, un certo tipo di costanza nello studio, ecco, ma dopodiché dipende tutto dagli incontri che si fanno, dalle persone che si incontrano, dai maestri che si incontrano, appunto, anche al di fuori dal conservatorio. Quindi comunque sia, si tratta sempre di chimica, no? Entrare in contatto con della gente che ti può provocare diverse reazioni. E ecco, per me è stato così. Ho incontrato certe persone anche in certi momenti della mia vita in cui mi hanno provocato certe sensazioni. Probabilmente averle incontrate in altri momenti non sarebbe stata lo stesso. Vorrei che ci raccontassi un po' proprio dell'esperienza con ottava nota, che è questa realtà che noi ormai da qualche anno insomma conosciamo, parlo di qualche anno qua al FIM, ma conosciamo anche da prima, qualcosa appunto sulla tua esperienza con loro. Sì, l'esperienza con ottava nota in realtà è nata come per caso, come la maggior parte delle cose, appunto. Ho incontrato Elisabetta Ronchi in un corso che abbiamo frequentato insieme all'Accademia del Teatro alla Scala, e da lì mi è nata una proposta e io ho accettato, e quindi è cominciata un po' la mia carriera da insegnante, diciamo. Ogni anno è sempre un'esperienza, perché comunque si entra anche lì in contatto con nuovi allievi, anche con allievi degli anni precedenti, chiaramente, però è sempre, appunto, è sempre bello, perché si conoscono tante persone, ma sia di bambini che adulti, perché comunque la scuola si rivolge anche a un anche sì, assolutamente, a tante età diverse. Per cui è sempre un piacere collaborare, perché ogni anno si fanno degli incontri molto interessanti. Senti, qual è il repertorio che vedi, che proponi e che vedi che piace di più ai tuoi allievi? Se c'è qualche compositore in particolare che stimola di più te come insegnante, ma anche loro proprio come poi esecutori? Beh, allora, per quanto riguarda... Cioè, io insegno anche a tanti diversi livelli, no? Per cui... diciamo che mi lascio sempre un po' trasportare dalle sensazioni. Se vedo che c'è un allievo che ha bisogno di dei pezzi molto evocativi, immagini, ma partiamo anche da livelli molto bassi, dei primissimi passi sulla tastiera. Ci può essere quel bambino che ha bisogno di qualche pezzo più evocativo, con anche il disegnino, oppure appunto, andando più avanti, appunto, ci possono essere le varie sfaccettature del carattere, e io poi lì cerco, cioè penso che comunque anche per quanto riguarda l'insegnamento non bisogna essere, cioè imporre una
linea unica, perché appunto ogni persona, cioè, si ha a che fare ogni volta con gente che ha un carattere diverso, e quindi la diversità nell'insegnamento anche è sempre un valore aggiunto, certo. Ti faccio ancora una domanda, visto che uno dei focus principali appunto del film è, da una parte, la formazione, grazie, forse questo è... no, questo è il libero, da una parte la formazione, dall'altra l'innovazione, quindi mi piacerebbe avere anche un tuo contributo in questo senso, come le innovazioni nel campo della musica poi, come sei riuscito a inserirle, a inglobarle nella tua attività, parlo non so, magari appunto del digitale, delle app, oggi abbiamo parlato di tante proprio declinazioni, sì, poi più tecniche della musica. Beh sì, beh, in particolare sono sempre molto curioso riguardo anche a nuove possibilità. Non per niente adesso sto anche collaborando con un'azienda, la Ciresa, insomma, che è un'azienda che opera con, è leader nel settore delle tavole armoniche per pianoforti. E poi ogni settore di poco, ha il suo... Sì, da poco ha realizzato un prototipo di pianoforte, un resonance piano si chiama, a cui io farò da testimonial un po' in giro per il nord Italia nei prossimi mesi, e questo funziona appunto come appunto è una, in realtà un sistema che amplifica pianoforti digitali, sì, ma in maniera naturale attraverso questo legno di abete della Val di Fiemme. È un qualcosa di... Quindi c'è anche, c'è anche l'aspetto del made in Italy, del fortemente radicato, sì, nel, sì, territorio, sì, sì, sì. Che però vedi, si adatta comunque alla, certo, anche all'avanzamento tecnologico. Certo. Beh, vedi, era una cosa che non sapevo, e poi è bello perché nel chiacchierare poi si scoprono anche questi, certo, queste cose che, voglio dire, noi gli incontri, ecco. torniamo all'argomento di prima. Senti, so che appunto c'è un pianoforte e ce lo suonerai. Cosa sentiremo? Cosa ci fai sentire? Allora, sono quattro pezzi, fanno parte di un repertorio anche che sto cercando di portare avanti da diversi anni. È un repertorio non tradizionalissimo. Mm-hmm. Ci piace questo. No, cioè, si tratta sempre di autori contemporanei, dei romantici, insomma, tradizionali, assolutamente. Il primo è Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk, un americano dell'Ottocento che viaggiò molto e si lasciò molto influenzare dalle atmosfere musicali tipiche del luogo. Quello vi farò sentire è il Souvenir d'Andalusie, quindi ha chiare influenze andaluse. Poi seguiranno due pezzi di Charles Valentin Alcan, un francese, che credeva talmente tanto nelle possibilità del pianoforte, tanto che, intanto appunto, questo è il primo dei due che suonerò, è chiamato Festin des Opes. Si tratta di un tema con variazioni, ogni variazione rappresenta un animale diverso e quindi esplora tantissime le varietà timbriche del pianoforte. E poi la sinfonia per pianoforte solo, la sinfonia è tipicamente un genere per orchestra, certo. Lui l'ha pensato, cioè lui ha sempre avuto questa un po' megalomania, no? Del cercare col pianoforte di ottenere le sonorità orchestrali. E diciamo che appunto è un pezzo molto molto particolare. Per poi chiudere con un pezzo di Liszt, Capriccio sulle rovine d'Atene di Ludwig van Beethoven. È un pezzo molto frizzante, esplosivo, con un tema molto, molto conosciuto tra l'altro. Benissimo, allora Alessandro, grazie mille, ti lascio prepararti, immagino che ci vorrà qualche minuto. Grazie ancora, Alessandro Marino, Ottava Nota. Thank you.
Alessandro Marino, scusate ma io ero immersa nell'ascolto in cuffia, me levo,
perché, come dire, c'è un'amplificazione qui, ma c'è anche la possibilità di prendere le cuffie e di ascoltarle, devo dire, di ascoltare la tua musica. È stato veramente un'immersione, grazie mille. Ho una domanda da farti. Voglio sapere se uno di questi animali del secondo pezzo che hai fatto è un felino. Beh, sì, certo. Sì, sì. Ah, beh, tieni. Tieni. No, si deve accendere, si deve accendere. Bravo, veramente molto bravo. Bravo. No, è qua. No, no, secondo me era acceso. No. Ah, c'è qualcuno che ha bisogno di una mano lì? Hai bisogno di aiuto? No, no, perché stavamo lì immersi nella tua musica. Come ti sei trovato? Perché ti sei isolato completamente. Sì, 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 no, è normale. Ma è bellissimo. Che c'è, sì, si deve essere, si è in una sorta di trance, quindi per forza si deve... Bisogna che ci sia, altrimenti... Ma delle volte quanto suoni un pezzo come l'ultimo di Beethoven? No. Che ha parafrasato un tema di Beethoven, sì. Liszt che ha parafrasato un tema di Beethoven, voglio dire a un gruppo di musicisti che si trova qua. Dunque, dicevo, delle volte hai voglia di trasformarlo pure tu? Sì, qualche volta sì, è capitato con alcuni pezzi, o anch'io ci ho messo del mio qualche piccola variazione. In concerto? Sì, sì, anche, certo. Fantastico, questa è una delle cose che adoro, un esercizio di stile che amo molto. Complimenti Alessandro, veramente molto bravo. Alessandro Marini. Vedi che tutto torna. Alessandro Marini, ottava nota, grazie, grazie ancora.